un check del VAR per un possibile fuorigioco, ma viene considerata regolare la posizione che avevamo visto. La verità, la verità, e forse capirà. Ditemi la verità, ragazzi, ditemi la verità. Secondo anche voi, come me, dopo la prima rete di Ibra, del supremo Ibra, avevate sperato di passare il turno, giusto? Avete pensato come me? Ditemi la verità, perché lo so che è così. Lo so che un pizzichino ci abbiamo sperato, un pizzichino, vero? Io sì, a un certo punto magari ho detto soffriremo al secondo tempo, ma forse ce la facciamo, la strighiamo. Invece poi si è visto, si è messa a fare quello che abbiamo visto tutti, no? È diventato un cuore matto. Fatto da legare, che crede ancora che... Purtroppo è andato così. Io personalmente da arbitro avrei cacciato fuori dal campo tutti e due, sia lui che Lukaku, perché Lukaku non è stato giusto il comportamento che ha avuto dopo un semplice fallo di gioco, una semplice pinta, insomma non era tutta questa gravità. È andato anche addirittura a rincorrere Romagnoli, perché erano quelli dell'Inter, erano parecchio più nervosi di noi il primo tempo, diciamo la verità. È finito che è finito con un po' di scintille. A quel punto io ci speravo, magari due botte se le danno, così almeno si vedeva un po' di sano esercizio fisico. Invece è andata male, è andata così. Siamo andati negli spogliatoi, eccolo lì, e là è al rientro. E dopo pochi minuti Ibra si è fatta ammonire. Ammonizione chiamata, prenotata, era proprio prenotata. Aspettavano altro che lui, scemo, che non era un gran fallo, però scemo, che è andato a rincorrere l'uomo e ha preso un'ammonizione che ci è costata, perché magari riuscivamo anche a potevamo anche perdere uguale, però in quel modo no, perché con una squadra come l'Inter, i quali vanno tutti i miei complimenti perché hanno giocato bene, sicuramente molto meglio di noi, cioè meglio, non molto, meglio di noi, anche se è stata abbastanza equilibrata, non abbiamo fatto la figura del cavolo che abbiamo fatto contro l'Atalanta, però alla fine secondo me andavamo fuori uguale, cioè proprio sono più forti. È inutile lì, faccio complimenti ai nostri cugini nerazzurri e buona fortuna per il proseguo della Coppa Italia. Noi ci rimane che il campionato e l'Europa League. Allora, ma quello che vi state chiedendo tutti è, dopo l'Atalanta, dopo ieri sera, vi state chiedendo che succederà? Andremo a fondo? Andremo che rimarremo stabili? Ci risolleveremo? È solo un periodo di transizione, oppure è l'inizio del declino della nostra annata? E chi lo sa, ragazzi? Non lo sappiamo, nessuno lo può sapere. Nessuno lo può sapere. Il fatto è che è vero, abbiamo tanti giocatori stanchi, a iniziare da Kessié, che si vede che non è, gli manca la lucidità, come se non rifiata un po' nelle partite, sarà un problema nel centrocampo. Tonali si è fortunato, ha dato forfè. Kjaer si è fortunato, ha dato forfè. Poi chi c'è? Çalhanoğlu ancora positivo, e Calabria era squalificato. Vedete, chi l'avrebbe mai detto che se mancava uno come Calabria andavamo a rotoli? L'anno scorso ve lo sareste immaginato? Come finora l'ottima annata che abbiamo fatto, per amor di Dio, non è che... Ora però il problema è da vedere, che vedremo poi sabato con il Bologna alle ore 15, vedremo se davvero abbiamo ceduto, o magari ancora riusciamo a stringere i denti e rimanere competitivi su in alta classifica. Sabato c'è un altro banco di prova, sarà importantissimo da non sbagliare assolutamente, se che dietro arrivano su, vengono giù come una valanga e ci immergeranno. Ragazzi, io non so che dire, faccio i complimenti di nuovo all'Inter, non mi va di sfogarmi, di fare chissà cosa, perché guardate, ero più concentrato al lavoro, come potete vedere.
che è quello che è successo. Mi girano le scatole, però poi penso anche che magari da una parte, prendiamola come una cosa positiva, che uscendo anche dalla Coppa Italia possiamo respirare quel poco per concentrarsi di più sul campionato e l'Europa League. Così, certo, gira le scatole, ma anche a voi girerà le scatole, è vero. Però pensiamoci bene, un'annata così, tutti gli impegni ravvicinati, infortuni, positivi. Ma chissà, forse questa eliminazione è un segno dal cielo per farci andare più là possibile con le altre due competizioni. Chi lo sa? Poi vogliamo parlare degli errori arbitrali? Che ne so, i 10 minuti di recupero, arrivati dopo la polemica di Conte con Maresca dei 4 minuti e basta a Udine? Vogliamo parlare del rigore? Perché lì mi viene da dire che era rigore, ma se conta l'intenzionalità o l'onda d'urto del corpo, non lo so, ma non, secondo me non l'ha toccato. È da ieri sera che lo riguardo e non vedo contatto. Non mi riesce a vedere contatto, neppure ancora ci vedo bene, non sono cieco. Non sono un cieco. E ancora, allora spiegatemi, qualcuno mi dica dove è stato il contatto. Col fermo immagine, perché a me non mi riesce a vederlo. Ve lo dico, questo è un. Chiedo aiuto per vedere se sbaglio io o se ho visto male io. O mi comincia a mancare un po' di gradi agli occhi. Poi, l'arbitro, la conduzione dell'arbitro, se per sé, non ne voglio parlare. È stata tutta una comica, la classica commedia all'italiana. Non mi va di parlarne altro, di dire altro e niente. Solamente che testa ancora, testa bassa e pedalare nuovamente come stiamo facendo, che sperando che sia un periodo, non si, vedremo, capito? L'importante è sempre sorreggere, stare dietro ai ragazzi e dimostrargli affetto alla squadra, quello sicuro. Allora, poi. Mi raccomando, iscrivetevi con like e campanellina, frasi di circostanza le devo fare. E volete condividere il like, mi fa piacere, qua mi stanno sbranando. Allora, e poi voglio dire una cosa anche, mi raccomando, il bar Tifosi Channel, live anche ieri sera dopo Coppa Italia, all'improvviso siamo entrati in live con gli altri ragazzi. Mi sembra che adesso è il turno se non sbaglio, dopo Barese Rosso Nero, Antonio Tricarico, tifoso Bianco Nero. E Mustang interista, è il turno di Massi J, passione juventina. Massi J, anche lui grande fan juventino, grandissimo tifoso. Se vi va, fa parte del gruppo Bar Tifosi Channel. Se vi va, seguitelo, andate a farci un salto nel suo canale. Ci fareste contenti a tutti quanti, soprattutto a lui perché se lo merita, perché è bravo, è bravissimo. Ok? Per oggi vi lascio. Il mio dopo derby di Coppa Italia è concluso. Un abbraccio a tutti, saluto a posto se Barzillotto, all'angoletto Mi rossonero, hai mezzo lasciato smontato nel e non frattempo. ritornerai. La linea qua è tutto al studio. Un abbraccio, alla prossima, a posto se Barzillotto. Sempre Forza Milan, non molliamo mai. Non si deve mollare proprio ora. Proprio ora, no, non l'accetto. Non l'accetto, almeno sudiamo. Voglio vedere sudare, ok? Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.